Luca Capra, si parla tanto del modello Trentino come il più funzionale per lo sviluppo della montagna. Quali sono allora le sue caratteristiche? Se dovessi riassumere, potrei dire che il Trentino ha puntato molto, per quanto riguarda in particolare l'economia, al binomio piccolo e intelligente e brillante, no? Nel senso che non ha puntato negli ultimi anni in particolare a favorire la grande impresa o la grande industria, perché un territorio come il nostro, fatto di 520.000 anime e di anche un'orografia di tipo molto montano, non avrebbe senso. Ha puntato invece nel favorire l'eccellenza di realtà di piccole e medie dimensioni. Pertanto temi come l'innovazione in impresa, la ricerca industriale, le nuove tecnologie sono temi su cui la provincia ha puntato molto. Trentino-Sviluppo lavora per la provincia autonoma, perché siamo una società partecipata da lei, il nostro target sono le imprese, quindi noi siamo uno degli attori del territorio che cercano proprio di rendere queste imprese innovative, veloci e rapide, perché siano più competitive. Un tema importante anche in montagna, a mio parere, è il tema delle cosiddette start-up innovative, cioè nuove aziende, nuove iniziative, spesso promosse da giovani, che hanno quel fattore di innovazione che, pur essendo in montagna, le può rendere comunque vincenti anche in un'economia di tipo globale. Una startup innovativa non, in genere non ha problemi di aspetti logistici, di grandi impianti. In genere una startup innovativa conta molto il cervello, la rapidità, la capacità di essere innovativi sul mercato. Questi sono gli elementi su cui la provincia sta sempre più puntando, ecco. In Friuli Venezia Giulia c'è una società simile, si chiama Agemont. Come potrebbe tradurre, insomma, queste prospettive nel contesto regionale? Non conosco esattamente Agemont, so chi sono, ma non sono in grado di dare di parlare di loro. Posso dire quello che Trentino-Sviluppo ha cercato di fare nel tempo. Trentino-Sviluppo ha cercato di dare un supporto alle aziende a 360 gradi, sia da un lato fungendo da incubatore di imprese, quale so essere stato Agemont, ma sia anche spostandosi al di fuori dei propri muri, no? Cioè Trentino-Sviluppo, oltre a dare servizio alle imprese che sono all'interno dei propri edifici, va anche fuori da questi e tende a dare un supporto a tutte le imprese che abbiano almeno una sede operativa in Trentino. Quindi chiunque venga da noi e ci proponga un progetto di impresa, che possa essere un servizio, la produzione di un bene, è un nostro potenziale utente. Questo è molto importante, perché pur avendo noi una novantina di aziende insediate nel nostro incubatore di imprese, che è un numero piuttosto rilevante, però 90 aziende su un intero territorio sono una piccola goccia, quindi l'idea è proprio di supportare a 360 gradi tutte le imprese che vengono da noi. E questa è una cosa non facile, perché naturalmente vuol dire che deve avere competenze di tipo trasversale, però è una cosa che si può fare. Un vantaggio che potrebbe avere anche nel territorio friulano, per quanto lo conosco, che è simile a quello del Trentino, il fatto che anche qui, come in Trentino, in qualche modo vi è un ambiente in cui è facile entrare in contatto fra persone diverse e diciamo facilmente si è vicini alla politica, alle istituzioni, quindi più si può diminuire la burocrazia, si possono accelerare certi meccanismi, e quindi anche le regioni, le province di buona volontà possono anche più facilmente cercare di capire qual è il loro territorio e quindi anche fare delle politiche e delle iniziative che siano più vicine all'interno. No? Abbiamo il vantaggio che, insomma, è più facile chiaramente che una legge fatta dal Trentino per la propria provincia sia efficace di una legge fatta da Roma che vale per tutta l'Italia, ma magari va bene per il Trentino, non va bene per un altro paese, quindi ecco, la vicinanza è molto importante. Ecco.